Siamo con Osvaldo Baroncelli, presidente regionale AIS Toscana. 47esimo congresso nazionale AIS qui a Firenze. Soddisfazione? Oh, grande, una grande soddisfazione. Oltretutto questo congresso nazionale ho voluto che a Firenze avesse un'apertura nuova, per cui un'apertura al pubblico, cosa che non è mai successo negli altri congressi. E devo dire, oggi è una giornata meravigliosa perché oggi siamo già a 3.500 persone d'ingresso, per cui credo che sia un dato importante per l'Associazione Italiana Sommelier. E ancora tanta gente potrà arrivare perché siamo solo al primo giorno e c'è ancora tutta la giornata di domani. Oggi è una giornata, diciamo, più impegnativa perché è una tavola rotonda sul clima, per cui un argomento molto attuale. Con relatori molto importanti. A lavori, voglio dire, importanti. Domani una giornata un pochino più trend, voglio dire, ci sarà dei personaggi del mondo della moda, dello spettacolo, dello sport, nel quale racconteranno che cosa, come si sono avvicinati al mondo del vino, acquistando un'azienda agricola, erano degli appassionati e poi si sono gettati in questo mondo che credo che sia un'espressione nostra, proprio un'espressione italiana in tutto quello che è l'agroalimentare e vitivinicolo. Ecco, questa apertura al pubblico quest'anno è un modo per avvicinare le persone al vino, al mondo del vino, per farglielo conoscere. Non solo, è per avvicinarli a quello che è l'Associazione Italiana Sommelier, voglio dire, a volte abbiamo visto questo sommelier che sembra così ingessato, no? Per cui però fa quasi timore a vederlo, però non è così. Credo che il sommelier stia cambiando il suo ruolo perché è diventato sempre più un comunicatore e un promotore del proprio territorio, voglio dire, per cui è una figura che credo non debba mancare, anzi io vorrei lanciare proprio un messaggio agli addetti ai lavori di fare un corso di sommelier perché credo che sia un valore aggiunto per la propria azienda. Ecco, appunto, come si diventa sommelier allora? Ce lo spieghi rapidamente? Sì, si diventa frequentando un corso appunto dell'Associazione Italiana Sommelier. È un corso completo, sono su 3 livelli, primo, secondo e terzo. Sì, conclude in un anno e mezzo, voglio dire, ed è un mondo, voglio dire, che appassiona. Lei pensi che il 35% della frequenza dei corsi sono donne, hanno una presenza femminile, devo dire hanno anche un olfatto migliore dell'uomo, per cui hanno un piccolo valore in più rispetto l'età media sono 37 anni. In tutto il territorio nazionale l'Associazione Italiana Sommelier fa 22.000 iscritti l'anno. In Toscana siamo 3.500 soci e gli iscritti ai corsi sono circa 800 l'anno. Ecco, ma sbocchi di lavoro ce ne sono? C'è possibilità in questo momento comunque di crisi dove il lavoro ce n'è poco? Sì, allora, è naturale che in Italia, come sempre, siamo un pochino più, dobbiamo attendere, voglio dire, che forse qualcuno ci dia un rinforzo. All'estero c'è una richiesta molto positiva. Ma di italiani o di stranieri? No. Di sommelier italiani, dico. No, sommelier italiane, no, per bacco, come no, assolutamente di sommelier italiani. Io torno ora, dall'altra settimana ero a Londra, ho visitato 6 ristoranti, c'era tutti i sommelier italiani. Per cui credo che proprio si stia cambiando, se l'addetto ai lavori capisce che è un investimento, come dicevo prima, della propria azienda, perché poi il sommelier gestisce la cantina, gestisce le etichette, gestisce il costo del vino, gestisce l'acquisto, sempre naturalmente per dare un prodotto migliore al consumatore finale. Non è nel rapporto qualità-prezzo, il sommelier può avere veramente una forza di comunicazione immensa. E quindi bisogna convincere i ristoratori a usufruire di questa, sì, di questa figura. Sì, non solo ristoratori, wine bar, strutture alberghiere. Ecco, teniamo presente che poi noi in questo momento ci sono dei corsi in Cina, Shanghai, a Londra, ecco, proprio per una posizione di portare cultura del vino
nostra, noi siamo in Toscana, per cui siamo un pochino presuntuosi, perché noi crediamo che il nostro territorio sia il migliore di tutti, ma non è che lo crediamo, lo è. E per cui dico, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'Università Straniera di Siena per portare cultura del vino a Shanghai. Per cui dico, ci sono dei corsi dove gli addetti ai lavori, i cinesi, sono tutti addetti ai lavori nel quale vogliono capire, vogliono entrare nel mondo per poi a sua volta proporre quello ai propri clienti. Per cui il corso del sommelier credo che sia fondamentale. Forse sarò presuntuoso, ma in questo momento mi diceva lei che può essere uno sbocco di lavoro, ma perché no tentare? Ecco, ma l'AIS sotto questo punto di vista può aiutare, può fare, non so, creare qualcosa per avvicinarsi, per far avvicinare i ristoratori a questa figura, perché ne conosco molti e non hanno comunque il sommelier e a volte non hanno neanche cultura del vino. Purtroppo devo dire, a volte l'italiano arriva un pochino, no? Cioè, attendiamo un pochino di tempo, dopo prendiamo una rincorsa e superiamo tutti. Credo che sarà opportuno fare squadra, e per cui, con le associazioni di categoria nelle quali parliamo, perché questo congresso l'abbiamo in Toscana, l'abbiamo presentato Wine Progress Tour, l'abbiamo presentato in tutte le 13 delegazioni che ci sono in Toscana, abbiamo avuto un successo enorme e ci sono state sempre presenti le istituzioni, le associazioni di categoria, le scuole alberghiere della quale collaboriamo, per cui credo che sia un momento importante per fare squadra e sono convinto che ce la faremo, ma tutto questo per promuovere il nostro Made in Italy. La ringrazio e in bocca al lupo allora. Crepi, niente, un grande auguri a tutti quelli che è il mondo della sommelleria. Grazie.